È presentato da Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. L'editoriale di Guido Trombetti. Cari amici, domani sera il Napoli gioca contro il Milan. E possiamo dire finalmente, perché così si porrà fine alla vexata questione, alla tanto dibattuta questione, se il Napoli ha conseguito i brillantissimi risultati raggiunti fino ad oggi, perché ha affrontato solo squadre modeste, oppure se il Napoli è in grado di rivaleggiare a viso aperto anche con le grandi squadre, il Milan, l'Inter, la Juve, l'Atalanta, oggi dobbiamo dire. Io sapete come la penso, io penso che il Napoli sia una squadra molto forte e che ha vinto il numero considerevole di incontri che ha vinto fino ad oggi, incassando un numero di gol minimo, se poi ci tolgo i tre gol di Verona, che ritengo occasionale, addirittura un minimo di gol veramente bassissimo, beh, il Napoli è tanto forte che anche contro le grandi si farà valere. Io, quindi, come vedete, sono un po' orientato a buttare il cuore oltre l'ostacolo, tanto poi domani sera avremo delle risposte dal campo, io sono sicuro che il Napoli farà la sua bella figura contro il Milan, come contro l'Inter, come contro l'Atalanta. Naturalmente la partita a Milano possiamo pure perdere, su questo non c'è discussione, però vedrete che molte delle perplessità che in particolare gli esteti, questa categoria diciamo molto astratta dal mio punto di vista, pone perplessità che gli esteti pongono rispetto alla reale consistenza del Napoli. Quello che abbiamo visto contro il Lecce, secondo me è stata una squadra assai quadrata. Il Lecce è venuto qui, in particolare nel primo tempo, a fare l'unica cosa che poteva fare, un grandissimo catenaccio, e il Napoli ha avuto quelle che sono le sue caratteristiche, ha messo in mostra quelle che sono le sue caratteristiche, le caratteristiche di Conte, concretezza e cinismo. Diceva Arrigo Sacchi, ascoltate bene queste parole di un grande come Arrigo Sacchi, per vincere nel calcio ci vuole occhio, pazienza e busto del collo. Ecco, il Napoli contro il Lecce ha vinto avendo occhio e pazienza. Ha aspettato il gol senza ansia, come fanno le squadre davvero forti, sapendo che o prima o dopo il gol sarebbe arrivato. Questa è la vera, come dire, la verità. Per quanto riguarda la terza categoria che richiamava Arrigo Sacchi, il bus de cul in occasione della partita con il Lecce certamente non è intervenuto, tutt'altro. Se è vero come è vero che ci hanno giustamente annullato un gol per un fuorigioco di 2 o 3 centimetri, se è vero come è vero che l'arbitro non ha assegnato un rigore per fallo su Politano, che si sarebbe dato in qualunque epoca, nel 1930, 40, 50, 80, 90, e in qualunque stadio di qualunque paese al mondo. Non so perché l'arbitro non lo abbia assegnato e non riesco ancora a capire fino in fondo a che serve il VAR se in situazioni come questa non interviene, forse perché non è abilitato a intervenire, vorrei qualcuno me lo spiegasse. Quindi, non parliamo di fortuna. Napoli ha fatto 24 tiri in porta, non centrando sempre la porta, ma ha fatto 24 tiri verso la porta, ha avuto 16 calci d'angolo, è stato un vero e proprio assedio a Fortapace, quindi
devo dire la verità, qualche gol se l'ha anche mangiato, per esempio Lukaku a 2 metri dalla porta ha sbagliato un gol fatto. Quindi il Napoli contro il Lecce ha vinto, come vincono le squadre di Conte e come vincono tutte le grandi squadre, avendo pazienza e occhio, occhio. Detto questo, io ho visto alcune cose che voglio qui osservare velocissimamente nei pochi minuti che mi toccano. Primo, si è finalmente conclusa un'altra vicenda, come devo dire, che fa parte dell'onirico del mondo del calcio. Perché non giocano Neres e Gonci che spaccano il mondo? Avete visto? Qua lasciatemi vantare, io lo avevo affermato in tutte le precedenti trasmissioni. Questi giocatori, in particolare Neres, che è fortissimo tecnicamente, spaccano quando entrano a 20 minuti dalla fine, con le squadre avversarie lunghe, con le maglie del gioco ormai larghe, e dentro quegli spazi i giocatori con quella velocità, quelle doti tecniche vanno a mozzo. Quando entreranno, dissi, dal primo minuto vedrete che non toccheranno palla, come moltissimi giocatori di grande valore tecnico non toccano palla quando la squadra avversaria sistema 2 pullman davanti all'area di rigore. Ed è andata così. Quindi mettiamo i piedi per terra, restituiamo a Cesare quello che è di Cesare. Kvaratskhelia è un giocatore irrinunciabile perché è un campione, è uno che contro qualunque squadra almeno 3-4 volte in una partita si accende. Neres non lo ha fatto e lo dico con dispiacere, perché poi il ragazzo mi è molto simpatico e anche molto bravo, però non lo ha fatto, non si è acceso praticamente mai. E anche Gonce ha sbagliato molte palle, ha coperto male, anche se ha confermato la sua vocazione a tirare in porta con efficacia. Lukaku, che è più che croce e delizia, direi fino ad ora solo la croce di questa squadra, perché non riesce a trovare, non riesce a carburare, non riesce a trovare lo sprint necessario a riproporci. Non dico il Lukaku di 5 anni fa, perché il tempo passa per tutti, ma diciamo un giocatore efficace come noi immaginavamo di avere preso. Allora qua dico che contro il Lecce, qua voglio andare un po' controcorrente, per 10 minuti, un quarto d'ora della ripresa, io ho visto che Lukaku ha fatto Lukaku. Ho visto addirittura andarsene lì in progressione, che è la cosa dal punto di vista atletico, diciamo, più complicata. La protezione di palla la fai pure se non sei atleticamente a posto, ma andarsene via in progressione ci ha provato e un po' ci è anche riuscito, come se avessi visto, ma mi posso sbagliare, una fiammella riaccendersi. E Lukaku con i suoi gol è la condizione sine qua non perché il Napoli possa ambire a vincere lo scudetto. Siamo finalmente in fuga, abbiamo 4 punti sulla seconda, ci possiamo permettere di perdere una partita senza lasciare la vetta del campionato. Che cosa vogliamo di più dalla vita? Aspettiamo domani sera e vediamo che cosa ci restituisce la partita di San Siro. Buongiorno, arrivederci amici carissimi. L'editoriale di Guido Trombetti. L'editoriale è stato presentato da... Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. Un calcio alla radio, terzo tempo.